Allora, buonasera a tutti, intanto di nuovo grazie per l'attenzione che Vito Chiano sta dedicando alla campagna elettorale di questa tornata delle regionali. Ci tenevo a far conoscere il paese in cui vivo, il paese in cui mi impegno anche politicamente, alla Lega Giovanna Fortuna, assessore Cilla Castellana e ancora Fratelli d'Italia, e vi porgo le scuse dell'onorevole Rutelli che mi ha scritto e non è potuto intervenire perché trattenuto a Roma e in attesa di partecipare a un impegno politico che ci sarà oggi alle 18.30. E ringrazio i giovani presenti e il presidente Riccardo Bonzio, Riccardo Bonzio è di nuovo presente, tra l'altro con ragazzi di Vito Chiano. Questo, stavo dicendo prima a Giovanna, è il risultato più bello, perché se è vero che c'è un fuggi-fuggi un po' dall'impegno politico a livello sociale, l'astensionismo è sempre il primo partito che ad ogni tornata elettorale purtroppo andiamo a registrare in maniera inconcludente, naturalmente. Vedere i ragazzi che invece di stare in giro provano a prendere un ruolo e quindi a sviluppare il loro pensiero e la loro idea è sicuramente confortante. Tanto comunque includo Giovanna. Vado. Allora, buonasera a tutti e prima di tutto grazie a tutti per essere qui questa sera e per essere venuti a conoscermi. Io, come diceva Alessio, sono assessore al Comune di Civita Castellana, ho le deleghe allo sport, cultura, all'attività produttive e adesso sono qui però in veste di candidata alle prossime elezioni regionali. Ho affrontato 4 settimane di campagna elettorale, credo che questo sarà probabilmente l'ultimo incontro, uno degli ultimi che mi aspetta. In tutto questo tempo ho incontrato le categorie di imprenditori, di agricoltori, i cacciatori, come dicevo prima, ho incontrato le associazioni e anche i semplici cittadini e da tutti c'è sicuramente un forte desiderio di riscatto da quelle che sono le situazioni che stiamo vivendo oggi nella regione Lazio. Che riguardano un po' tutti i settori, dalla sanità alle infrastrutture, oppure per quanto riguarda anche i trasporti. Ce ne siamo resi conto, penso, tutti quanti di quella che è la situazione, tutti forse tranne chi oggi è al governo della Regione Lazio. Vengo ieri da un incontro fatto a Civita tra i candidati che abbiamo a Civita Castellana, siamo in 6 nei diversi partiti, e in quell'occasione ho scoperto che per il PD va tutto bene, hanno avuto una gestione della Regione Lazio eccezionale con punte massime al periodo del Covid. Secondo loro quella del Covid è stata un'eccellenza italiana che dovremmo riproporre in tutti i campi. E il 5 Stelle invece ho scoperto che non sa neanche di essere alla Regione Lazio, perché la candidata del 5 Stelle quando parlava gli ho detto, dico, ma ci siete? Dico, state dicendo che fino adesso è stato fatto tutto male, dico, ma voi siete lì, avete gli assessorati? E lei mi ha risposto, sì, abbiamo gli assessorati ma siamo in minoranza, proprio a dimostrazione che forse non sapeva neanche di che cosa stesse parlando. Quindi questa è la situazione che abbiamo oggi, queste sono le persone che ci hanno rappresentato fino ad oggi, o meglio che hanno rappresentato se stesse, perché tutto ciò che hanno fatto fino ad oggi e che stanno facendo fino agli ultimi giorni è quello di andare a occupare i posti di potere, stanno facendo assunzioni, nomine, passaggi di grado, mi mandano continuamente articoli riferiti a questi eventi, proprio fino all'ultimo giorno questa è la situazione che avremo. Quindi quello che la nostra intenzione arrivando alla Regione Lazio è solo una, quella di sovvertire questa tendenza, quella di andare finalmente a avere una regione che ascolti i bisogni del cittadino e che cerchi di rispondere a questi bisogni. Per quanto riguarda la sanità, come dicevo, sappiamo tutti in che condizioni siamo, purtroppo le liste di attesa ormai sono lunghissime, i posti letto sono praticamente azzerati, perché leggevo dei dati secondo cui i posti letto del decreto ministeriale, che indica il decreto ministeriale, dovrebbero essere 3 per 1000 abitanti. La Regione Lazio è più o meno su questo valore, leggermente sotto. Il problema è che questa media è data da 4 posti letto a Roma, e invece la provincia di Viterbo è il fanalino di coda con neanche 2 posti letto ogni 1000 abitanti. Questo che significa? Che tutti noi quando ci dobbiamo curare dobbiamo andare a Roma.
con la conseguenza che poi le liste di attesa diventano quelle di 6-7 mesi e l'unico modo che abbiamo per poterci far curare è o andare dai privati o andare in altre regioni, oppure avere, se siamo fortunati, un numero di telefono da chiamare e chiedere un favore, dovendo proprio azzerare la nostra dignità, perché ci viene negato anche quello che è il diritto più importante, che è il diritto alla salute. Quindi sicuramente Fratelli d'Italia, il candidato presidente Rocca è quello che ribadisce in tutti i suoi discorsi pubblici, il primo punto su cui dovremmo intervenire sarà proprio questo della sanità. C'è stato uno stanziamento del governo di circa 48 milioni proprio per cercare di azzerare queste liste di attesa e la Regione Lazio ne ha utilizzate sì e no il 3%. Sicuramente sarà importante andare a sfruttare questi fondi e creare poi quello che diceva il Presidente Rocca, un sistema centralizzato per le prenotazioni che tenga conto sia delle strutture pubbliche e sia delle strutture private accreditate, per cui oggi invece non avviene questo, cioè quando noi chiamiamo c'è... Anche perché a Viterbo non ce ne sono molto. Esatto. Anzi, quasi nessuno. Esatto. E quindi questa sicuramente sarà una delle prime indicazioni, ovviamente manca il personale, lo sappiamo tutti, i dati parlano di 1000 medici e 7000 infermieri, questi valori sono forse diminuiti un po' durante la gestione splendida del Covid che ha fatto la sinistra, ma non sono riusciti a recuperare la situazione precedente, anzi e soprattutto non sono stati assunti questi nuovi medici, sia ricorso al precariato, sia ricorso al richiamo di medici in pensione o alle cooperative esterne. Proprio stamattina mi è arrivato un messaggio che l'azienda locale LASL di Viterbo assume 23 assistenti amministrativi. Sì, l'ho letto. Infatti parlavo con una persona che lavora nella ASL la settimana scorsa e mi diceva che la cosa assurda è che ci sono più amministrativi che operativi. Ah, quindi è vero? Sì, è vero. Ah, io pensavo fosse solo una... No, infatti quando l'ho letto ho pensato proprio a questa persona e a quello che mi ha detto. Mi diceva proprio questo, dice assurdo, cioè è come avere un uomo con una testa gigante e poi gambe e braccia minuscole, perché questo è il sistema della Regione Lazio. Vengono assunti nei posti e poi il personale che manca, anzi addirittura... parlavano che ci fossero invece è stato detto che ci sono 69, se non ricordo male, infermieri in esubero, non solo mancano, diciamo pure che ce ne sono di più, quindi questa è la situazione, è una situazione drammatica, tutti lo sappiamo, e quindi sicuramente è uno dei primi punti che dovremo affrontare. Ce ne sono tanti, le infrastrutture, la viabilità, sappiamo le situazioni in cui sono le nostre strade, parliamo di turismo, ci riempiamo la bocca del fatto che i nostri paesi sono bellissimi, stupendi, quello che vogliamo, però poi arrivarci è praticamente impossibile, perché i treni non ci sono, si parla da non so quanti anni, perché forse lo sento da quando sono bambina, del raddoppio della Roma-Viterbo, e invece in realtà niente è stato fatto, e anche qui il Presidente Rocca l'ha nominata durante il suo discorso all'Auditorium della Conciliazione, mi ha fatto molto piacere sentire che parlasse proprio di questo specifico problema, perché per noi in effetti è fondamentale, ma non solo per il turismo, anche per chi lavora, perché ci sono pendolari che sono costretti a fare 2 ore di treno quando gli va bene, perché spesso e volentieri vengono anche annullati. E le infrastrutture, pure qui abbiamo penso un mantra che è quello della Orte Civitavecchia, che però ormai è diventata veramente uno dei punti fissi penso nelle campagne elettorali, però del resto 10 anni fa era esattamente come oggi, anzi adesso con il commissariamento si è riusciti a fare un passo avanti di 5 km, ma avendo bloccato quest'opera per tutto questo tempo, i costi che poi servivano per poterla realizzare sono raddoppiati, e quindi pure lì ci vorrà tempo, però qualcosa sembra che adesso col commissariamento sia stato sbloccato, abbiamo Mauro Rotelli, tratta per superare Monte Romano, i 5 km che supera Monte Romano, abbiamo Mauro Rotelli per fortuna che è il nostro deputato di riferimento, che è alla commissione, il presidente della commissione, e quindi probabilmente forse finalmente potremo vedere alla luce quest'opera che è importantissima, al di là della viabilità, è importante chiaramente per tutte le imprese del territorio, lo è. Per noi a Civita Castellana è fondamentale, io lavoro nell'industria ceramica del polo ceramico di Civita Castellana e
e chiaramente è fondamentale avere un collegamento con l'hub portuale di Civitavecchia, anche lì andrebbe ampliato, c'è tutto un altro discorso da fare. Però è importante perché ci consente, visto che quasi tutto il trasporto avviene proprio su strada, ci consente di avere un accesso diretto al porto di Civitavecchia e anche al porto di Ancona e poter far muovere sia le materie prime in entrata ma anche i nostri prodotti poi in uscita, visto che comunque le aziende italiane sono per lo più vocate a un commercio verso l'estero, quindi ci permette di raggiungere il porto in maniera più agevole con tempi minori e con costi molto ridotti. Non so neanche, sono talmente tanti gli argomenti, dicevo quello del turismo, abbiamo incontrato il ministro Santanchè la settimana scorsa, è stata in visita, è venuta anche a Civita Castellana. E quando era a Viterbo ci ha detto di Roma e del fatto che Roma, noi dobbiamo vivere Roma come un fattore positivo e indubbiamente avere Roma vicina può essere un'attrattiva, un modo per dire i turisti arrivano a Roma e poi qualcosa arriva sicuramente quando nelle nostre zone. Ma il problema è sempre quello, che purtroppo non ci arrivano per le ragioni che abbiamo detto. Quindi sicuramente avremo... In questo senso io credo, io come Daniele, come Valentina e anche Giulio, sentiamo molto questa responsabilità, sentiamo la responsabilità di tutte le richieste, di tutte le lamentele che ci sono state fatte in queste 4 settimane e quindi vogliamo arrivare appunto alla Regione Lazio con una determinazione per fare qualcosa per questo territorio che veramente ha bisogno di qualcuno che lo rappresenti, perché alla Regione Lazio su 50 consiglieri, 40, anzi qualcosa di più, forse 42, 43 consiglieri sono di Roma e quindi quello che rimane a noi province è veramente niente e quindi è importante che qualcuno ci arrivi e che questo qualcuno rappresenti veramente questo territorio, perché ne possa portare la voce e non solo per sentito dire ma perché lo vive e quindi sa quelle che sono le necessità di questo territorio. Per cui io vi chiedo sicuramente di appoggiarci, vi chiedo il 12 e 13 febbraio di far sapere che si va a votare, perché come dicevamo prima purtroppo c'è chi non lo sa, perché chi magari è vicino alla politica come noi sa, è informato di questo, ma c'è chi non lo sa. Quindi è importante dire di andare a votare il 12 e 13 febbraio, è importante dire di andare a votare Fratelli d'Italia, perché Fratelli d'Italia è sempre stata con la sua coerenza vicina a questo territorio e visto che ci sono e andato a votare Fratelli d'Italia, di iscrivere anche Fortuna, almeno questo sicuramente si può. Buona fortuna. Esatto. Ricordo che c'è la preferenza di genere. Esatto, un uomo e una donna. Una donna nella stessa lista, quindi si può esprimere entrambe le preferenze, che sono le preferenze naturalmente di un uomo e di una donna. Io, se non c'è altro, vi ringrazio per l'attenzione di questo momento.